Non esiste alcun piano di rete approvato né dalla Giunta né dall'assessore e le ipotesi circolate in questi giorni sono proiezioni derivanti dall'applicazione del decreto Balduzzi. È lo stesso presidente della Regione Crocetta a mettere un paletto all'indomani del vertice di maggioranza a Palazzo d'Orléans sulle ipotesi di nuova rete ospedaliera che, dice ancora Crocetta, non vedrà la luce prima del 2018 e che in ogni caso dovrà essere preceduta da confronti con sindaci, manager, operatori sanitari, sindacati dei lavoratori, categorie professionali e Parlamento. Si dovranno infatti discutere i criteri di ottimizzazione della rete ospedaliera dell'isola, una razionalizzazione che dovrà tenere conto dei territori, delle strade di collegamento con le grandi città e di tanti altri fattori. Un primo confronto avverrà domani quando Crocetta e l'assessore alla salute Gucciardi incontreranno tutti i manager della sanità siciliana. In ogni caso il vertice con capigruppo e segretari dei partiti di maggioranza di ieri ha ribadito che al momento non esiste alcun piano di rete e che l'abbozzo è soltanto una base di discussione. Una bozza preoccupante però, visto che il decreto Balduzzi ipotizza, provincia per provincia, non soltanto i reparti da chiudere o da accorpare, ma anche tanti altri dettagli. Intanto oggi all'ARS riprende il cammino della mini finanziaria che potrebbe essere approvata in serata dopo il colpo di acceleratore di ieri, grazie anche all'armonia ritrovata dopo il vertice di maggioranza. L'Aula ha salvato 130 dipendenti licenziati da diverse società regionali, tra queste Sviluppo Italia e Cerisdi, dipendenti che transiteranno nella SAS, la partecipata regionale è diventata una sorta di stoccaggio di personale. Crocetta ha poi annunciato 70 milioni di euro destinati ai forestali ed oggi le ultime norme potrebbero ricevere il disco verde.